Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di massoterapia e lo faremo insieme alla dottoressa Giovanna Stefanucci, che è in collegamento con noi da Pescara. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Buonasera, buonasera. Allora, parliamo di massoterapia. Cosa fa un massoterapista? Quale ruolo ha? Allora, il massoterapista ovviamente fa dei trattamenti con le mani su un paziente che ha delle patologie, quindi terapia, quindi fa terapia cervicalgia, lombocefalgia, quindi dorsalgia, diciamo, recupero diciamo, riequilibrio della postura, anche linfodrenaggi per eliminare gli edemi, agli arti inferiori, agli arti superiori, anche altre zone del corpo, bendaggi quando gli edemi sono un pochettino più importanti, delle trazioni, anche delle trazioni, delle mobilizzazioni. Tutto quello che è terapia manuale è, diciamo, sul corpo di una persona, dove lì esiste il paziente ha un problema, diciamo, patologico. Quindi il massoterapista si occupa di attuare delle tecniche sui pazienti che hanno le patologie che lei prima ci ha elencato. Quali sono le tecniche che vengono utilizzate dal massoterapista? Le tecniche ne sono tantissime, diciamo come avevo accennato prima, tra il massaggio terapeutico, le trazioni, delle mobilizzazioni sulle articolazioni, vari tipi di massaggi, massaggio rilassante, decontratturante, linfodrenante per drenare i liquidi in eccesso, dei bendaggi, anche dei bendaggi particolari, diciamo per eliminare anche dei liquidi, degli edemi più importanti, riequilibrio della postura, poi ci si può aiutare anche con dei piccoli elettromedicali per se c'è, diciamo, una soglia del dolore un pochettino più alta. Ma ci si rivolge al massoterapista nel momento in cui si hanno dei sintomi, quindi si hanno dei dolori, che so, cervicalgia, lombalgia, o ci si può rivolgere al massoterapista anche prima che ciò avvenga, cioè nel momento in cui io sono sano per fare prevenzione, posso rivolgermi al massoterapista? Anzi, meglio se si fa la prevenzione, sì, si può rivolgere al massoterapista. Prevenzione, tra l'altro, potrebbe essere ottima, oltre se c'è una situazione di stress, al massaggio rilassante, ma anche a un riequilibrio della postura. Andando a riequilibrare la postura, si può prevenire, si può aiutare a prevenire delle patologie, insomma, ci si aiuta, sì. A proposito di postura, si può lavorare anche su persone molto giovani, come ad esempio gli adolescenti? Allora, io uso la tecnica Maizière e quindi ho acquisito questo titolo, quindi ho fatto sia il corso che il master, e quindi questa tecnica si può abbinare a una fascia di età dai 7 anni fino a 90 anni, esclusa qualche piccola, diciamo, problematica. Quindi non solo gli adolescenti, ma anche i bambini. Quanto dura una seduta di massoterapia e ogni quanto è necessario fare una seduta? Allora, dipende sempre dal problema, diciamo, del paziente che ha e cosa, diciamo, si vuole ottenere. Diciamo, se si fa un massaggio terapeutico, una mezz'oretta, diciamo, che potrebbe essere sufficiente, 2 o 3 volte alla settimana. Il linfodrenante dura un'ora, all'incirca meno di un'ora, un buon linfodrenante serve poco e anche lì dipende da quanto è importante il problema della paziente, perché normalmente sono le donne che soffrono di più di edema agli arti inferiori.
Poi, per quanto riguarda se si vuole fare la prevenzione oppure riequilibrare anche la postura, aiutare un pochettino a rimettere a posto la postura per anche delle patologie come cervicalgia, lombalgia, lombociatalgia, la tecnica Mesiar può durare anche un'ora e mezza. Può essere utile anche per gli sportivi? Sì, anche, soprattutto per gli sportivi, sì, anche Per per gli sportivi. concludere, dove esercita? Presso quali studi si appoggia? Allora, il mio studio principale sta qui a Pescara in via Pisa numero 6. E una volta alla settimana mi ci si può trovare anche a Vasto, in corso Garibaldi. Faccio anche dei Bene. domicili su richiesta. Ah, anche a domicilio. Benissimo, benissimo. Diciamo problematico, disabile, ben Certo, volentieri ci lo si può organizza. raggiungere presso la propria abitazione. Sì. Benissimo, io la ringrazio molto per essere stata qui con noi. A presto. Grazie a lei. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.